Buongiorno a tutti e grazie come sempre di questo invito. Ed è un piacere andare avanti sui temi che stiamo trattando ormai da un pochino di tempo insieme. E per quanto riguarda, per riassumere brevemente di cui siamo, noi relativamente alle prove adesso sto parlando, e abbiamo seguito, possiamo individuare tre fasi. Il primo è stato quello di sviluppo delle prove, che ci ha cominciato ormai 2 anni fa, quasi 3, ecco, addirittura, veramente. Poi abbiamo avuto una prima fase, ed è stata quella della somministrazione, la prima somministrazione con alcuni elementi di differenziazione, elettronica, e questa è già avvenuta l'anno scorso in senso scolastico formativo, quindi per me maggio è l'anno scorso, e poi ci sarà la fase successiva che è quella di passare nell'ordinarietà di questa somministrazione. Allora, la prima somministrazione ad hoc, quella che si è svolta a maggio scorso, vi ricordate, è stata la prima somministrazione per la nostra esperienza che è avvenuta integralmente CBT, dove per CBT intendo una somministrazione elettronica. E questo è stato particolarmente interessante perché ci ha garantito una flessibilità nel calendario che per tutti, ma per i centri di formazione professionale ancora di più, estremamente rilevante, ma soprattutto è flessibile rispetto alle modalità individuali di sostenimento della prova. Cosa intendo dire? Cioè l'allievo può sostenere la prova in modalità un pochino meno rigide di quanto non avvenga con carta e penna. Per esempio, da alcune osservazioni fatte in alcuni centri di formazione professionale a Trento e anche a Bolzano, abbiamo visto che il fatto che gli allievi potessero fare la prova separatamente italiano e matematica in 2 giornate diverse ha costituito un elemento di rilevanza non banale. Giusto per ripetere un attimo, le prove come sono state costruite e come saranno sempre costruite? Con una base comune, e questo è molto importante perché se non abbiamo una base comune la differenziazione non sarebbe più una semplice articolazione, ma vorrebbe dire spostarci su una scala totalmente diversa e quindi non comparabile rispetto alla scala, chiamiamola generale, che è esattamente invece quello che noi vogliamo, cioè rimanere ancorati con strumenti adeguati alla scala nazionale. E quindi ci sono questi quesiti comuni, e che la prova della formazione professionale, o meglio le prove della formazione professionale, condividono con la prova standard, e poi ci sono quesiti specifici per la formazione professionale. Cosa vuol dire però specifici? Perché su questo è molto importante che noi ci capiamo. E specifici non vuol dire che noi abbiamo derubricato la difficoltà dei quesiti, che sia ben chiaro. Vuol dire che i quesiti sono posti in maniera e con contenuti più vicini a questo segmento formativo, ma anch'essi contengono livelli di difficoltà diversi, e questo tecnicamente ci permette di esprimere i risultati su una scala unica, appunto come ho scritto, espressi sulla scala nazionale, dove per nazionale intendiamo quella generale del grado 10, dove per grado 10 intendiamo il secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, articolata per livelli, e adesso vedremo livelli cosa vuol dire. Livelli vuol dire una cosa fatta così, cioè vuol dire che la scala di italiano e la scala di matematica è divisa in un continuum e l'allievo è collocato dentro un determinato livello di risultato, con l'indicazione di che cosa sa fare in quel risultato, questo sia per italiano
che per matematica. Allora, adesso vediamo se il link funziona, ma se non funziona ce l'ho comunque anche in formato simplex. Volete pure per sottolineare il momento di suspense, e come nelle migliori tradizioni il link funziona, ma io forse ho una... No, invece che funziona, però un vero miracolo detto per qui e assume un ruolo ancora più importante, però giusto perché non farci mancare nulla, lo vedo lì, ma non lo vedo qui. Ma ho capito perché. Perché ho fatto un errore madonnale, ho messo prima italiano che matematica, e il sistema si è arrabbiato perché non può essere che l'italiano venga prima che la matematica. Sto ovviamente scherzando. Adesso cerco di vederlo insieme è la vera sfida. Va bene, ma ce la faremo, non vi preoccupate. Torniamo. Vedete, alla fine, tanto tornò che piove. Allora, che cos'è questo punto croce? Allora, questo punto croce è appunto il punto croce. E che cos'è? Allora, se non ricordo male, noi ci eravamo già un pochino intrattenuti tempo fa su questo tipo di grafico al sacro cuore. Quindi adesso, siccome ho già spiegato, adesso interrogo. Giusto? Scherzi a parte. Allora, questa che vedete o che potete immaginare come linea verticale, immaginatelo come un termometro. Immaginatelo come un termometro nel quale io quelle slide ve le lascio tutte, non mi preoccupate. E come un termometro nel quale io posso posizionare sia gli studenti, la temperatura dei vostri studenti, sia la temperatura delle domande. La prova è costruita bene se abbiamo domande in grado di rappresentare, cioè di misurare la temperatura laddove ci sono più studenti. Tipicamente, noi che cosa avevamo con le prove standard per l'istruzione e la formazione professionale? Che avevamo questa parte qui, cioè la parte un pochino più bassa della scala, scarsamente popolata. E quindi che cosa ci succedeva? Che avendo noi poche misure sulla temperatura in questa parte della scala, non eravamo più in grado di dare informazioni precise sui livelli di competenza raggiunti dagli studenti. E quindi noi potevamo semplicemente dire risultato non molto buono, punto. Allora, chiariamoci bene l'importanza di questo grafico. Cosa ci stiamo dicendo con questo grafico? Che rispetto a prove di questo tipo, dove è del tutto evidente qual è il nostro scopo, è cercare di capire se allievi che hanno un determinato percorso di studio sono, come dire, quantomeno a posto sui livelli di base. Perché è del tutto pacifico e, come dire, auspicabile che l'elemento caratterizzante di un corso di studi come questo, un corso formativo come questo, non sia un'ottima traduzione dal greco al latino, però l'utilità è, come dire, forse contenuta, ecco, dal punto di vista numerico, non me ne vogliono i grecisti e i latinisti, però è invece importante che i nostri ragazzi abbiano buone competenze di base, soprattutto allora se io sono interessato lì a focalizzare bene questa parte, la parte che deve sviluppare la scala per l'approfondimento per la formazione professionale, deve riuscire a sviluppare questa scala. Perché ci tengo tanto a precisare questo aspetto? Perché se non siamo ragionevolmente certi e della capacità delle prove di fare questo, tutto quello che poi andiamo a dire, come dire, ha una scarsa consistenza. I colleghi della formazione professionale e l'italiano, e dopo cercherò di fare lo stesso operazione anche con matematica, di farvi vedere lo stesso grafico, ma
comunque il concetto è lo stesso, sono esattamente riusciti nell'intento. Cioè la sopportazione che loro hanno avuto di lavorare con noi e sottoporsi ai nostri riti per costruire le domande, le procedure, eccetera, eccetera, e a volte ne siamo consapevoli, siamo un pochino pesanti, ha dato ottimi frutti. Mi permetto di dire io, e questo dal mio punto di vista è una parte che, sulla quale speravo ma non era scontata, e che per me è una parte importantissima. In realtà il contributo che noi abbiamo portato non è solo per la formazione professionale, è per tutti, anzi in funzione del miglioramento che noi abbiamo ottenuto sulle prove, e di questo se ne giova tutto il sistema scolastico ed educativo. E vedo alcuni dei colleghi che sono presenti anche ai gruppi di lavoro, che sanno benissimo quanto fosse per noi importante riuscire a focalizzare questa parte della scala. Onestamente, la parte più difficile da focalizzare, e quindi il contributo della formazione professionale è stato fondamentale per concentrarsi per tutti, compreso anche, se parlo dell'italiano, giusto per andare un po' per luoghi comuni, anche per gli allievi che frequentano i migliori licei classici del Regno. Perché comunque noi abbiamo bisogno di focalizzare bene questa parte. E quindi il contributo è stato veramente fondamentale, questo è giusto che è giusto che si sa. Allora, che cosa ci dice questo? Allora, questi sono i risultati generali della formazione professionale italiana. Allora, la totalità degli studenti italiani, cioè l'intera leva, indipendentemente dall'indirizzo, consegue un punteggio sulla prova di italiano di circa 200 punti, di proprio 200 punti, e dentro ci sono tutti gli indirizzi di studi, tutti circa 550.000 ragazzi. La formazione professionale dove si colloca? A circa 168 punti, che sia sotto la media nazionale non ci dà nessuna tipo di preoccupazione, perché il nostro scopo qual è? Di confrontare direttamente l'esito della formazione professionale con l'esito nazionale. Però cosa vuol dire questo circa 168? Intanto, se io mi confronto con il segmento più vicino, questo è l'italiano, cioè l'istruzione professionale, vedo che il risultato che i due settori raggiungono sono sostanzialmente uguali. Perché tratteggiato? Perché le differenze che osservo tra formazione e istruzione non sono statisticamente significative. Cioè possiamo dire dal punto di vista statistico che sono uguali. Cioè in termini di competenza, come essa è misurata dalla prova ai passi, i due settori producono risultati medi analoghi, direi uguali. Questo colloca questo punteggio, il risultato medio, a livello 2 di quella scala che abbiamo visto. Che cosa vuol dire livello 2? Il livello 2 è ovviamente più alto del livello 1 ed è quello che tipicamente descrive il livello di sufficienza, galleggiamento, e diciamo un pochino come vogliamo, cioè una competenza minima rispetto a questo grado di istruzione. Se invece andiamo sulla matematica, ovviamente la scala nazionale è sempre tarata su 200, ma vedete che le due barre,
per i due settori vicino non sono più tratteggiate, ma sono in tinta piena, se così si può dire. Perché? Cosa significa questo? Che la barra più alta della formazione professionale è significativamente più alta della barra dell'istruzione professionale. Detto ancora in termini più diretti, la formazione professionale consegue risultati statisticamente più elevati della istruzione professionale, cioè i risultati in matematica sono più alti nella formazione anziché nell'istruzione, anche al netto del cosiddetto errore di misurazione insito in tutti i processi di misura, soprattutto quando ci confrontiamo con dati campionari. Dobbiamo sempre essere su questi punti cauti. Quindi, mentre per l'italiano quel leggero elemento in più non è tale da giustificare l'affermazione sono minori, per la matematica sì, il divario è positivamente superiore. Ma vorrei invitarvi un attimo a riflettere su questo dato molto numeri innocui, apparentemente innocui, ma che non vengono in pace, anzi, vengono con la dieta novella, non vengono in pace, vengono con la dieta novella. Qual è la dieta novella che io posso trarre da questi dati? E non a caso questo è soprattutto vero con la matematica, e questo si sposa con il risultato che noi abbiamo appena visto. Che gli allievi nel livello più basso, che ovviamente il livello più basso è quello che rappresenta dal punto di vista delle competenze, non è un caso, scusate se io sono un po' pedante su questi termini, ma che in letteratura di settore vengono chiamate competenze accademiche, dove per accademiche intendiamo competenze di base non professionali. Ovviamente l'italiano e la matematica sono delle chiavi di sviluppo professionale altrettanto importante, però è del tutto evidente che noi dobbiamo calare nella realtà specifica di questo indirizzo. Allora, avere quote di studenti così, tra virgolette, modeste in questi livelli è un ottimo segno. E cosa vuol dire? Che come forse del resto, come senza forse, i dati, come dire, si tengono nel loro complesso, sono tra virgolette meno buoni in italiano rispetto a matematica. Sto guardando il livello 1, ovviamente, perché è chiaro che il livello 1, come dire, rappresenta quel nucleo di studenti sul quale vanno immaginati i, come dire, gli interventi di soccorso maggiore, tra virgolette, e sull'italiano sono di più rispetto alla matematica. E dove vediamo che i nostri allievi sono asservati in modo piuttosto consistente? A livello 2 e a livello 3. Tenete conto che il livello 3 rappresenta già il livello che è sopra la linea di galleggiamento, e quindi, come dire, abbiamo quote di studenti piuttosto consistenti. Tenete conto che con la prova standard, tanto per darvi un'idea, noi non eravamo in grado di distinguere il livello 1 dal livello 2, e questo è un elemento molto importante, ma non eravamo neanche in grado, in modo preciso, ragionevolmente sicuro, di distinguere bene il livello 4 dal livello 5. Perché questo? Perché se noi non abbiamo domande collocate in questi livelli e che i nostri allievi siano in grado di rispondere, allora è chiaro che poi noi non siamo più sicuri se l'allievo è in 4 o in 5, perché c'è troppa nebbia, detto in termini statistici, l'errore standard è troppo grosso per poter distinguere i vari livelli. Quindi questi sono, a mio giudizio, dati che ci incoraggiano notevolmente per andare avanti. Cosa vuol dire andare avanti? Perché ovviamente l'operazione non è semplice.
primo problema che abbiamo incontrato con questo nuovo passo avanti, perché poi è chiaro che ogni volta che fai un passo scopri cose e scopri cose nuove. Il primo problema qual è stato, che dobbiamo e dovremo affrontare per il futuro, è che cambiando la struttura della prova, l'apparato di restituzione dei dati che noi abbiamo, e come dire in funzione, non va più bene per questa prova. Cioè, noi abbiamo, cosa che avevate visto l'anno scorso, un apparato piuttosto articolato nella distribuzione, nella restituzione, chiedo scusa, dei dati, ma quell'apparato su che cosa sta in piedi? Su prove che sono strutturate esattamente in un modo. È chiaro che nel momento in cui noi andiamo a cambiare quella struttura, quell'apparato di restituzione dei dati non funziona più. Abbiamo un grosso vantaggio, che il passaggio anche sul resto della popolazione della prova ha di fatto reso inutilizzabile quell'apparato per tutti, cioè quindi lo dobbiamo totalmente rifare. E quindi, visto che si deve totalmente rifare, ovviamente questo consentirà di rimettere come una delle modalità possibili anche quella dell'istruzione, della formazione, chiedo scusa, professionale, dentro questa modalità di restituzione dei dati. Mentre per questo anno, maggio scorso, insomma, per i dati di cui stiamo parlando adesso, e la restituzione dei dati è molto più, come posso dire, primitiva, molto più basica, se si può usare questo termine, e comunque noi restituiremo poi, con un po' di tempo, perché i tempi purtroppo per noi sono sempre una questione non banale, il database, in modo tale che voi possiate fare autonomamente le vostre query. Sì. E poi ci sono, come dire, delle sfide che possono essere da lì a poco e diciamo affrontabili. Io ho messo qualche punto interrogativo, ossia l'inglese. Come sapete, noi stiamo lavorando intensamente, molto intensamente, anche sull'inglese. L'inglese per certi versi ha elementi di complessità minore, perché l'inglese è per norma e per scelta attestato sul quadro europeo di riferimento sugli aspetti comunicativi della lingua. Quindi non c'è alcuna, per definizione, differenziazione per indirizzi. Quindi, per dire, il test sul B2 non è sulla letteratura o sulla microlingua di questo o microlingua di quell'altro, è sugli aspetti comunicativi, potremmo chiamarli temi di quotidianità legati in qualche modo alla vita dei ragazzi di quell'età, ma assolutamente indipendente dalla tipologia di indirizzo di studio frequentato, tant'è che se per esempio andassi a fare una prova di certificazione presso un centro, questo non è un tema se sono a scuola, non sono a scuola, se lavoro, eccetera. Il tema è che la prova deve avere determinate caratteristiche. Noi ci stiamo, cioè dobbiamo, come dire, per norma, lavorare su quattro livelli del quadro europeo, cioè sono i cosiddetti livelli A e i livelli B, la 1, 2, B1 e B2, quindi per, tra virgolette, composizione, arrivare ad, come dire, creare una prova anche per l'inglese non sarebbe una cosa estremamente complessa, ovviamente richiede del tempo e richiede una progettazione che non può essere fatta dall'oggi al domani. E nell'anno scolastico prossimo, in questo caso parlo strettamente dell'anno scolastico, la norma pone anche tre prove, italiano, matematica ed inglese appunto,
anche per il grado 13, cioè per il grado, per il grado terminale del ciclo secondario. E questo, diciamo, le prove sono già, grazie, ci tengo a ripeterlo, al contributo dato dalla formazione professionale, hanno già, permettetemi di usare un'espressione forse un pochino forte, in pancia, e una struttura tale per cui potrebbero essere utilizzate anche per la formazione professionale, perché il contributo conoscitivo che è stato dato nella costruzione delle prove della formazione professionale per il grado 10 è stato portato poi anche sul grado 13, e quindi c'è anche questo tema. È chiaro che la storia non fa salto, e quindi il serve tempo per realizzare questo, ma se in così relativamente poco tempo siamo già arrivati qui sul grado 10, possiamo eventualmente fare delle riflessioni per il futuro, se e in quale misura si vuole arrivare a questi traguardi. Un'ultima cosa, proprio sempre sulla restituzione dei dati, che è un tema che mi fa, che mi sta particolarmente a cuore. È chiaro che i risultati che avete ricevuto voi oggi, sono risultati per certi versi scarni, e quando sono scarni, cosa vuol dire questo? Che è richiesto al lettore di metterci quella competenza di lettura che invece il sistema fa in automatico per il, come posso dire, per il resto dell'istruzione, perché c'è quell'apparato. Allora, le modalità di lettura sono quelle che io vi ho mostrato, senza alcuna pretesa ovviamente di esaustività, però è chiaro che è altrettanto vero che non possiamo immaginare, perché anche su questo noi dobbiamo essere molto franchi e diretti, di arrivare immediatamente ad ottenere gli stessi risultati o le stesse disponibilità di risultati che abbiamo per l'istruzione professionale, perché questo ci hanno richiesto circa 10 anni per arrivare lì, e quindi non ci vorranno ovviamente 10 anni perché facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato, ma non è nemmeno una cosa che si possa realizzare dall'oggi al domani. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché è giusto che questo sia chiaro anche a questi dati di legge, e che quindi è chiaro che in una prima fase è chiesto uno sforzo interpretativo un pochino maggiore rispetto a quello che è un dato con tutti i grafici, le freccette, eccetera, però quelle freccette dietro hanno tutta una serie di elaborazioni che al momento, lo saranno l'anno prossimo, ma al momento non erano applicabili per questo tipo di prove. Bene, grazie mille, io sono a disposizione per il vostro. Prima di dare la parola al professoressa Aiello, vediamo se abbiamo qualche richiesta specifica. Allora, Francesco e Mauro. Buongiorno. La prima cosa che volevo dire era: è possibile avere l'esito medio anche per altre tipologie di scuola? Voglio dire, noi abbiamo istituti professionali. Assolutamente sì. Istituto tecnico, perché in qualche modo insomma è un blocco sì. Che ci interessa osservare. Sì, per essere prudenti entro domani può andare bene? Benissimo. E l'altro benissimo. Beh sì, nel senso che se fossi prudente potrei dire fra 10 minuti, però nel senso che questo è perché i dati che abbiamo con estremo piacere, e quindi adesso appena salto in treno scrivo alle colleghe: per favore mandate a Don Enrico sulla rete questi dati in modo tale che le possano. La seconda era questa, e nella vostra esperienza ho visto che avete distinto nei risultati l'esito medio con studenti regolari da insieme. Ecco, normalmente, perché era per capire l'incidenza di opera del mio centro, certamente, e l'incidenza degli studenti regolari e non regolari, come porta a variare i risultati?
mi sembra, perché ormai si sovrappone tutto, che aveva fatto una chiacchierata con alcuni dei vostri colleghi a Torino su questo, su questa cosa, e se non ricordo male, vero? Ecco, questo è un dato molto interessante e mi permette da dire, dal punto di vista scientifico, curioso. Io qualche idea ce l'ho, però parliamo solo di idee, anzi lo devo ancora chiedere al professor Sella, che è più esperto di me su queste cose e su tante altre ovviamente, cioè sulla formazione professionale notiamo un comportamento un pochino inconsueto, diciamo così, tra la popolazione, i termini li uso in senso statistico, scusate, la popolazione degli allievi regolari, cioè che hanno, non hanno accumulato nemmeno una ripetenza, con gli allievi irregolari, dove per irregolari vuol dire che almeno un anno di ripetenza in un qualche punto l'hanno accumulato. Tipicamente nella istruzione noi abbiamo risultati significativamente più bassi per i secondi, cioè coloro che hanno accumulato almeno un ritardo, rispetto a coloro che invece non hanno trovato questo dato, come dire che possiamo riempirci questa stanza di letteratura, insomma, super noto. Nell'istruzione, nella formazione professionale, sovente, soprattutto quando andiamo a livello di singolo centro, invece osserviamo o dati uguali o addirittura dati girati, tra virgolette, dall'altra parte. Allora questo andrà approfondito anche proprio scientificamente per trovare delle spiegazioni robuste. Io ho, come dire, un'idea, ma ripeto, sottolineo la parola idea, che forse la parola più giusta sarebbe impressione, è che vista la modalità con la quale i ragazzi, mediamente parlando, ovviamente sto parlando, si inseriscono nella formazione professionale, cioè che sovente hanno fatto un percorso dell'istruzione. Io ricordo alcune interviste fatte a Gozzano, qui ci sono alcuni colleghi, agli allievi della formazione professionale di Gozzano, e vedevo che molti di questi, sono tutti, come dire, trovavano finalmente nella formazione professionale il loro, come dire, modo adatto di stare a scuola, prendete sempre le parole, come dire, da non tecnico, e quindi questo ovviamente aveva un impatto considerevole in termini di motivazione. Ora è chiaro che questa è un'impressione che potrebbe essere una delle spiegazioni dietro questo dato. È chiaro che qui ci vuole la ricerca scientifica per passare. E quindi questi dati sono ovviamente a disposizione della comunità scientifica, che con tutti i requisiti di anonimato, faccia degli approfondimenti di questo genere. Io volutamente non ho mostrato a livello generale questi dati, perché io non ho, detto molto sinceramente, una spiegazione che vada al di là di un'impressione. E quindi non mi pare serio che dare, come dire, troppo peso ad un'impressione. Però potrebbe essere, io l'ho legato a queste due esperienze, guardo i due colleghi di Gozzano, perché l'abbiamo fatto insieme questa attività, questa forse potrebbe essere una spiegazione. Penso di poter confermare la sua impressione, perché anche per noi i ragazzi che rientrano nei percorsi scolastici, provenendo da voce a tutti, e rientrano sulla qualifica dei percorsi scolastici, lo fanno con delle competenze che sono riconquistate e acquisite, sono notevoli. Mauro, Colombo Arese. Una cosa me l'ha domanda Francesco, per cui la già chiesta a me. Rispetto a quest'ultimo discorso, io mi sento di... se ci facesse questo approfondimento, potrebbe essere interessante differenziare gli irregolari da primo ciclo e gli irregolari da secondo ciclo, mi permetto di dire questa cosa. E l'altra cosa è questa, il grado 13, sì. Noi però non ci arriviamo. Sì, il grado 13, adesso io ovviamente ho preso l'istruzione, è una prova di fine periodo. Tenga conto che questo potrebbe essere già una risposta per dire a noi non interessa.
nel senso proprio buono di te, sì, sì, sì. La prova di grado 13 è attestata sui tre quarti del grado 12. Questo perché le applicazioni delle linee guida nazionali dicono questo, non è che siamo noi che ci siamo fatti lo sconto di un anno, e anche perché la prova viene a marzo e quindi secondo me se scendiamo sul concreto dei tre quarti, allora li guarderei concretamente perché sono convinto che molti di questi potrebbero essere individuabili anche come tre quarti in uscita dai corsi di formazione professionale se si prevede di arrivare quando arriva il grado 12, se arriva il grado 12, perché è chiaro che c'è il 12 il quarto anno e il 13 il quinto anno, perché chiedo sempre aiuto su questo, ci sono come dire soluzioni ordinamentali diverse anche nel paese, giusto? Vero se non sbaglio, quindi va tutto valutato, cioè come sempre sono delle possibilità che non vanno prese acriticamente, anche perché i risultati sarebbero un vestito di una taglia che o è troppo grande o è troppo piccola, insomma. In questo caso sarebbe quarto anno. Ragazzi il quarto anno, perché... esattamente, sì. Il grado 12 e il quarto anno. E chiedo scusa, noi usiamo la nostra microlingua perché ci piacciono solo le forme come dire univoche, quindi grado 1 la prima elementare, grado 13 l'ultimo anno delle superiori e così via. Se vogliamo fare chic, diciamo all'inglese, in realtà ci serve solo per un confronto. Sì, Roberto, scusa gli anni Torino. Infatti mi sembra che ci fossimo. Sì, ci siamo già visti, però richiamo una cosa che vi ha detto già il master, però l'ho già detto anche prima, a me interesserebbe di nuovo avere dei report per quanto riguarda, perché quando noi facciamo il RAB ci sono tutta una serie di domande che fanno riferimento alle prove invalsi. Delle prove invalsi a noi arrivano grafici, no, con tutte le cose, uno deve star lì a interpretare, guardare, capire, eccetera, e numeri. Però a me piacerebbe ricevere, insieme ai grafici e numeri, un commento degli invalsi che dice, secondo noi il tuo centro sulla matematica messo in questo modo potrebbe impegnarsi di più, dargli suggerimenti, perché a quel punto lì diventano dei suggerimenti utili per i ragionamenti sul RAB. Perché io poi a un certo punto, vedendo i grafici eccetera, sì, li capisco, perché non è che sono l'ultimo pistola in giro per il mondo, ma dall'altro lato mi piacerebbe avere una valutazione di un esperto che leggendo quei numeri mi dà delle indicazioni un po' più dettagliate, non dico con un dettaglio troppo forte, no? Però almeno un'interpretazione da un esperto che così mi aiuta anche me a leggere meglio quei dati lì, perché è chiaro che c'è un manuale che spiega come andare a capire quella cosa lì, come si può, eccetera eccetera, no? Però se c'è una cosa un po' più sintetica ci aiuta anche insomma, un po' meglio a lavorare. Io non so se la cosa è possibile, è fattibile, però sarebbe un bel aiuto secondo me. Che sarebbe un bel aiuto non c'è dubbio alcuno. Ecco, io le rispondo come avrebbe risposto Totò, cioè che è la somma che fa totale. E cosa intendo dire? Che capisco perfettamente l'istanza e questo vuol dire, materialmente parlando, fare un rapporto per ogni centro. Perché è questo in questo momento è materialmente impossibile. Cioè non abbiamo proprio le energie per farlo, tant'è che non lo facciamo neanche per l'istruzione, questo tipo di rapporto. Però questa era la parte, diciamo, meno bella della storia. Però non voglio chiudere la parte meno, come dire, senza anche dare una prospettiva. E quello che invece ci stiamo attrezzando per fare è di andare, che la personalizzazione avvenga in modo automatico, cioè già con elementi di commento, però per categorie, perché altrimenti non è proprio sostenibile, per tutti e quindi anche per voi, per le prove del 2018. Questo sicuramente, ma per una ragione molto semplice, quello che dicevamo prima, cioè dal momento in cui
tecnicamente si chiama ingestione, cioè nel momento in cui c'è l'ingestione dei vostri dati nel sistema generale, allora a quel punto anche questo tipo di servizio è possibile farlo. Già solo per farlo, questo per i centri che hanno partecipato alla sperimentazione, anche solo quelli che sono qui, qui ci sarebbe anche Trento e Bolzano, e il per noi è un'operazione utilissima, ma non sostenibile, onestamente. Scusa, una domanda, sì. Allora, sì, una considerazione che ho fatto e mi sono data anche una risposta. Cioè, noi stiamo procedendo con le prove separatamente, in un certo senso, italiano, matematica, ci sarà inglese, ci sarà qualcos'altro. Però il ragionamento che abbiamo sempre fatto, e questo è venuto fuori stamattina dalla spiegazione, è che noi consegniamo ai ragazzi le competenze di base, gliele consegniamo attraverso le cosiddette prove di lealtà o attraverso le UDA. Noi ci siamo parlati tante volte relativamente, noi abbiamo superato in un certo senso le discipline, il disciplinarismo, e siamo arrivati a consegnare attraverso un prodotto che è di valore e vendibile le competenze di base, la qualifica e il diploma. Allora, io mi sono detta, cioè la nostra partecipazione alle prove ritorna sulle discipline, e mi sono detta di no, perché adesso risponderebbe il dottor Ricci, no, perché noi valutiamo l'italiano, la matematica, sul tipo di apprendimento che loro hanno avuto nella formazione professionale, con l'approccio metodologico della formazione professionale. Questa è una considerazione che io mi sono fatta, e non è una domanda, ma se vuole fare un commento da solito. Molto volentieri, perché e non ci eravamo messi d'accordo, e questa è esattamente la risposta che tutte le volte che incontro scuole, docenti, dirigenti, eccetera, è esattamente quello che per me sono l'obiettivo generale. Così intendo dire, ogni scuola, ogni settore dell'istruzione dovrà curare lo sviluppo delle competenze come ritiene più appropriato per quel determinato settore, chiamiamolo così, della formazione. Quello che mi sembra che noi oggi possiamo dire con una ragionevole convinzione, che non è rilevante il percorso che è stato seguito per sviluppare quelle competenze di base. Questo voi l'avete fatto in un modo, altre scuole lo faranno in un altro, a seconda di chi hanno davanti. Quello che oggi noi possiamo dire è che comunque, utilizzando delle prove che non si pongono tanto il problema di che percorso seguito, dice va bene, dato il percorso che hai seguito, grosso modo, dove sei arrivato? E questi ragazzi, seguendo il loro percorso, questo traguardo l'hanno raggiunto. Ecco, io credo questo, che io non penso solo agli insegnanti, ma penso di me, agli studenti, ma penso anche agli insegnanti, ai docenti, perché tipicamente io guardo come i docenti dell'istruzione professionale o della formazione professionale, la conversazione comincia grosso modo sempre con una sorta di scusa, mi scuso se noi abbiamo fatto solo questo, facciamo solo questo, con una sorta di mettere tra virgolette le mani avanti, perché io sto facendo non posso fare quello che dovrei fare, faccio di meno. Non è così. Ecco, quindi anche, perché non vanno motivati solo gli studenti, vanno motivati anche gli insegnanti, e questo credo che sia un piccolo contributo in quella direzione. Paradossalmente la formazione che va fatta è più per il formatore, proprio per cogliere la proprietà della formazione professionale. Io ho l'impressione che su questo ci sia davvero una conversione da fare da parte di tutti, da chi ha operato benissimo, però sempre con questo atteggiamento quasi difensivo di non fare soltanto quello che è pretese in altri percorsi. Il nostro percorso è speciale, è produttivo.
produttivo e assolutamente necessario al mondo dell'istruzione e formazione in Italia. In questo momento, se c'è una carenza, è proprio perché manca questa presenza significativa in maniera molto più massiccia. Lo è in altri paesi, da noi è molto poco presente. Quindi credo che dovremmo ripensare anche nelle nostre formazioni a introdurre valutazioni, come ci ha detto adesso il dottor Ricci. Mi permetto di aggiungere che oltretutto questo è in perfetta sintonia, per esempio, con quanto avviene in un contesto internazionale, perché è esattamente la modalità che usa, per esempio, anche PISA. PISA di fatto ci mostra, per esempio, per quelle province o quei contesti territoriali che partecipano anche con la loro formazione professionale alla prova PISA, e sono, cito, guardo sempre i colleghi di Bolzano, se non sbaglio sono quelle province di Bolzano e di Trento, perché non mi sembra che ci siano altre regioni che abbiano partecipato con un campione aggiudicato anche sulla formazione professionale. Ho un dubbio in questo momento sulla Lombardia, però il ragionamento poi è sempre lo stesso. E il da Pisa emerge questo piuttosto chiaramente, e che la strada, cioè quello che a mio giudizio è molto motivante, ma anche per noi in questo tipo di attività, è che abbiamo cominciato a trovare, perché poi di strada ce n'è ancora tanta da fare, perché lo possono dire i colleghi che sviluppano le prove con noi, siamo sempre da discutere, questo non ci va bene, vogliamo fare così, vogliamo fare là, cioè, non è esattamente un giardino d'infanzia il nostro processo di costruzione delle prove, nessuno si fa male fisicamente per ora, però la discussione è accesa, insomma, ecco, tanto per intenderci. Però è un po' questo, cioè aver trovato quegli elementi di differenziazione che non sono derubricazione, perché è questo il nocciolo della questione, perché sennò la logica, almeno a me è un tema che sta molto a cuore, del poverino, è dietro l'altro. È questo che dobbiamo evitare e dire anche ai docenti, e in modo rigoroso, perché poi, senza, come dire, nasconderci la realtà, ed è tutto evidente, non pensiamo, ecco, per esempio a volte mi capita di sentire in alcuni contesti accademici di pensare che troveremo i livelli più alti ugualmente popolati come lo troviamo nell'istruzione generale. Questo, onestamente, rispetto a queste prove non le troviamo, ma non è neanche questo che vogliamo, onestamente. Se c'è, voglio dire, siamo contenti, però noi è altro che stiamo cercando. Credo che questo, e poi speriamo che la ricerca scientifica possa, mettendo proprio universitaria, accademica, perché qui servono anche degli strumenti, come dire, scientifici, non banali, per dire delle cose serie. Io prima di cedere il microfono, che sono ringrazio, sì, come ecco, e devo dire alcune delle famose informazioni pratiche, tipo c'è da spostare una macchina, cose di questo genere, e a brevissimo riceverete le indicazioni anche per l'iscrizione a quest'anno, alle ore, le date, e sono, se non ricordo male, dal 7 di maggio alla fine di maggio, ma comunque adesso oggi pomeriggio sono già arrivate. Perfetto. No. Forse se le andate la più. Ah, ecco, e comunque ve le rimando nel caso, in modo tale che le facciamo, diciamo, voi riceverete l'avviso, però il periodo è piuttosto, piuttosto lungo. Se per caso qualche centro, come dire, fossimo comunque riusciti a far filotto, cioè a prendere tutti i giorni in cui non potete, perché con l'attività, soprattutto delle aziende, io capisco che questo non è del tutto impossibile, e ce lo fate sapere, in modo che il fatto che adesso tutta la popolazione è sul computer, abbiamo dei gradi di flessibilità molto maggiori, non a luglio ovviamente, però ecco, questo è possibile fare. Grazie davvero molto. Un aspetto significativo è che
che la formazione professionale sia approcciata alle prove d'esame in modo, secondo me, molto più positivo e corretto e comprensivo di quanto non lo facciano gli istituti, non me ne vogliono in questo senso. E la formazione professionale riesce a comprendere, almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, il senso di questo. Quindi non ha bisogno di preparare i ragazzi alle prove in marzo quando arriva e di prepararli per discipline soprattutto. Cioè questo aspetto magari non l'abbiamo ancora ben compreso tutti, ma non ci serve come fa la scuola togliere i ragazzi con maggiore difficoltà quando si fanno le prove in marzo e inserire ed eventualmente trovare il modo per prepararli in modo per... Perché a noi non interessa quel fatto là, a noi interessa che l'approccio metodologico che noi riusciamo a mettere a punto con i ragazzi della formazione professionale, a noi interessa che sapere che funzioni, non tanto che i ragazzi siano preparati per farlo. Non so se mi sono spiegato.